Era quasi l'ora di chiusura quando abbiamo sentito delle grida e poi un boato. Abbiamo pensato ad una lite e ci siamo affacciate nel corridoio. Ciò che accadeva di fronte ai nostri occhi sembrava la scena di un film. Quattro uomini con il capo coperto dai cappucci e le sciarpe sul viso hanno iniziato a colpire con delle mazze le vetrine della gioielleria proprio di fronte a noi. Eravamo terrorizzati. A parlare sono il titolare e le collaboratrici del salone Vittorio Parrucchieri, che si trova solo a pochi metri di distanza dalla gioielleria Gold Gallery nel centro commerciale Esp. Che cosa avete visto e quali sono le sensazioni il giorno dopo? Ah, le sensazioni sono quelle di un'operazione militare, c'è cioè una cosa terrificante perché questi arrivano, cominciano a spaccare tutto, buttano fumogeni che non si vede niente e è veramente una brutta sensazione che si prova. Avete visto, vi siete spaventati, cosa avete fatto, cosa avete pensato? Allora, la prima Sembrava una cosa. scena di un film, sembrava una scena di un film, Sì. però in diretta. Siamo chiusi. Subito Abbiamo ci chiamato siamo. 112. Perché abbiamo avuto anche l'impressione che quello che era in mezzo, perché c'era uno in mezzo alla galleria che dettava i tempi dell'azione. Che venisse dentro, almeno si era spostato, allora abbiamo chiuso subito la porta, così almeno massimo spaccheranno anche questa se vogliono venire. No, però è una brutta sensazione, una brutta cosa. E io credo che anche qui bisogna prendere dei provvedimenti, che siano le guardie, che siano guardie giurate, che sia quello che si vuole, non lo so, però insomma, perché è troppo. Troppo spesso, prima Sianelli, adesso questa, il bancomat, la banca, no? Perché c'è stata anche la popolare di mezzo, cioè, diventa una cosa un po' pesa. Chi è stato il primo a rendersi conto di quello che succedeva? Cosa ha fatto? Non lo so, ha gridato, scappiato. Mi sono chiusa, no, ho chiamato subito il 112. Ho chiamato subito il 112.